Lei sa per caso dov'è la stazione centrale? Stazione centrale! Ci siamo. Oddio! Perché? Ma io... Sì. La ringrazio. Come la ringrazio? Che cazzo di dialogo è? Ma cos'è? Sono questi idol coreani. Sono i Negramaro. Sono i Negramaro. Ma perché? Qualcuno chiede nel 2068 ancora i Negramaro. I want to know. La faccia in bianco e nero, ma cos'è? No, ma cos'è questa cosa? Ma che sketch è, ma orribile! Ragazzi! Oh, ma cos'è? Ma cos'è? Ma che intervento! Oddio, ma cos'è? Ma è trashissimo! Cos'è? E il vampiro è lui. Un imprenditore a capo della più potente organizzazione affaristica, nonché proprietario di una delle più grosse imprese edili d'Italia. In sua presenza, riverenti lo chiamano presidente Drangestein. Si chiama Drangestein. Lo identificano come il dissanguatore. Il presidente Drangestein. Ma guardate lo sfondo è fatto con Paint. Dio, sei arrivato ai cammelli nel deserto, guarda quel cammello di cammelli. Oddio, i cammelli! Ma cos'è? Ma aspetta. Ragazzi, lo sto vedendo. No, no, non ci credo. No, non ci credo. No, 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 con la maschera. No, 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 con la maschera nell'ombra. No, no, finto, rigido, fatto male, oddio. Che in lei Dio ha modellato le sublimi fattezze del creato. E tu che cazzo sei? Da qual grado di ignoranza siete nati per essere così nella sventura capitati? Di quale sventura parli, stronzo? Ma chi sei? Come? Ha chiamato stronzo qualcuno di lì. Sono la volpe. Sono la volpe! Dio, si chiama la volpe! Aspetta! Ma guarda! No, vabbè, io non... Lui è una Aspetta. Volpe! E allora raccontaci, volpe, perché sei qui? No, ma io non ci posso credere, ma non ci conto. Credo. Ma ti rendi conto? Viper volpe, dicono in chat. È un po' tutti... Non ci credo. Le canzoni posteriori sono una volpe. Non ci credo. Il motivo è semplice. Ma dove sta andando? E allora? Perché? Perché voglio mandarvi tutti all'ospedale. Ma come? Ma cos'è? Ma ragazzi, io mi sospetto che mi sta per picchiare a colpi di danza. Io ragazzi mi sa che li picchia a colpi di danza rock and roll. Sono convinto. No. Sì, ci rivedrai. Aspetta. Questo cartone è il meglio. No, vabbè, ragazzi. Aspetta, non dirmi nulla. Dio, la scattosità pula. Non dirmi nulla. Mamma mia, madre mia, la monnezza che ho fatto. Non dirmi nulla. Sono fuoco. Ma cos'è? Ma col rumore è sempre uguale, cos'è? Momento cosa? Aspetta. È partito un tango. Che cazzo? Zio. No. Stai per vedere. No, non ci credo. Non ci credo. Veramente? Ragazzi, balla. Non ci credo. Ma cos'è? Cos'è? Che balla? No! Ma cos'è? Non ci credo con l'animazione che torna indietro! Con l'animazione che torna indietro uguale! No, no, non ti... Dio, cosa sta facendo l'ombra? Oddio! Ma perché c'è l'ombra che pisce per lui? Ma cosa cazzo sto vedendo? Non ci credo, no, non ci credo. Cos'è? Non ci credo. Corrono all'indietro, ma che cosa sta succedendo? Io ma l'hai vista come si combatte? No, non ci credo.
Ma cos'è? Ma è Don Lurio, ma cos'è? Don Lurio. No, ragazzi. Dio, è Don Lurio. Non ci credo. No, ragazzi, no. È il Don Lurio oscuro. È Don Lurio di Cristo. Oddio, con lui. Ma che l'animazione è uguale ripetuta lì dietro. No, io non. No, no, no. No, no, non ci credo. No, 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 non ci credo. Fare. Perché c'è questo montaggio? Cioè, cosa, cosa? Una furia cadente. Salvate dalla volpe. Una furia galante. Come una furia galante? Una furia galante, ma cos'è? Ma nelle viscere della città resisteva un'altra Milano. Una città sotterranea, sconosciuta. No. Venezia sotto Milano. Fatto di antichi navigli navigabili. Nessuno si è mai accorto che c'è una città sotterranea a Milano. Abitata da un popolo di mendicanti. Non ci credo. Direi è. Raga. Ma che succede? È un ragazzo di fede islamica. Ce l'ha fatta. A far cosa? Ha ottenuto permesso di soggiorno. Anni che aspettava. Ora è uno di loro. Aspetta. Di loro. Di ora potrà camminare liberamente per vie di città. Non ha più bisogno. Ma di cos'è? Loro. Solo per voi io abito qui. Per tutti gli altri la mia casa sarà un vecchio cascinale di periferia. E il mio nome per tutti, in caso ve lo chiedessero, sarà Darian. Darian! Bellissimo! Sto male, zio! Darian! Cos'è? Una supposta? Supposta che ti regala una perfetta abbronzatura mentre fai zapping. È meraviglioso! È un medicinale, leggere attentamente le avvertenze. In soggetti sensibili può causare schizofrenia e a volte anche la morte. Perché la Madonna è alta più di 4 metri. Eccolo, eccolo, il tasto, il tasto. Sì. Raga, 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 raga. E c'è la Madonnina, ragazzi. Un tasto conveniente. Il sistema con il culo. Prendiamoci conto. Esatto, esatto, un colpo di culo, signori. Butta giù tutto, butta giù tutto, butta giù tutto. Signori, 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 la Madonnina! La Madonnina! Oddio! Madonna! Signori! Pazzesco! Sì! Arrivano adesso, ho capito adesso cosa fa. Mega, esatto! Bertino Johnson, mega unboxing! Sì, cazzo, sì, cazzo! Io la Madonna, è proprio il caso di dirlo. Signore e signori, il Duomo di Milano! Sì, cazzo! Dio, il culo del cavallo! Il culo del cavallo! Gesta lo hanno persino portato davanti a un tribunale. Aspetta. Ma la cosa più stupefacente, ma siccome è un po' una certa somiglianza con il nostro orologio. Ecco, ecco. Di cui oggi non si fa altro che parlare. Dai. Ecco. E adesso torniamo indietro tutti insieme fino al 1988. 88. No. Ma eccolo! A caso c'è l'entrata? No, vabbè, questo proprio! Ma cos'è? Raga,
ragazzi, è veramente così. È veramente, cioè, è veramente Celentano che non è invecchiato. No, ragazzi. Mentana! Conclusa con la scorsa settimana una stagione televisiva che ha coinvolto, aspetta, senza precedenti larghi settori dell'opinione pubblica. Non vogliamo certo qui fare una specie di tempo supplementare del fantastico di Celentano, ma proprio cercare di capire insieme a voi le ragioni di un fenomeno. Sono così scomodo che non riesco neanche a chiedervi perché molto più di eventi magari di importanza mondiale, e non tanto e non solo Celentano, che in ogni modo bisognerà pur cercare di comprendere per vedere se il suo show particolarissimo nell'88 Mentana, ragazzi, ma anche tutta la TV nel suo complesso, che sembra diventare, ragazzi, non... forse lo è davvero, uno degli elementi centrali della società italiana. E se noi tutti insieme sì, io non ho mai visto una roba del genere, non l'ho mai vista una roba del genere, vedo una certa somiglianza con quel tipo. Celentano, ecco, vorresti essere come lui, eccolo. No, perché è lui che vorrebbe essere come me. Ti sembrerà strano, ma fra me e lui, quello vero sono io. Già. L'avevo detto. Peccato che lo sarai ancora per poco. Non ti conviene. Lui non aspetta altro. Se tu mi uccidi, lui prenderà il mio posto e ti ridurrà uno straccio. No. Ecco. Perché lui ti assomiglierà anche nella fine che stai per fare. Attenzione. Sì, lo so. È una cosa che prima o poi tocca a tutti, ma se c'è una cosa che odio, è morire con la luce accesa. Cos'è successo? Ma è bellissimo! È bellissimo! Guardalo come corre! Corri, Darian, corri! Forse è arrivato il momento di sapere qualcosa che io non so. Perché sei stupida. Beh, sì. Ebbene? Adrian, è... È Darian. Oh, signori! La Befana! Ma l'avete visto? Sono completamente diversa. Ma che cazzo stai dicendo? Cerca di fare lo sciolto. Problema. Ma infatti. Eccola. Buongiorno, zucchero. Aia. Che cazzo? Facevo lo sciolto, no? Ma ha detto qualche cazzo. Facevo lo sciolto. Sentito, ma che cazzo? Ma che cos'è? No. Ma poi come, perché gli sangue nel naso che è finto? Ma infatti. Ma perché gli avevano pulito dal naso? È finto! No, grazie. Non bevo mai in servizio. Ah. Pensavo si dicesse soltanto nei film. Ma che cazzo sta dicendo? Questa mattina l'ingegnere Drangenstein... L'ingegnere Drangenstein, signori! Si è recato l'ingegnere, controllare lo stato dell'avanzamento dei lavori per dare... Sì, ingegnere, mi dica. Signorina, ma come ingegnere? Ma è un mafioso! Ma scusatemi, ma questo lavora alla Mafia International, ma ingegnere di cosa? Cosa sta tirando fuori? È un tappamorto. Quando la maschera della volpe! Nessuno. Ma non l'hanno perquisito? Poi deve... No! Nigga, ma che cos'è? Doveva darmi solo un pugno in faccia. Così è stato più realistico. Il realismo non fa per niente bene ai testicoli. Eh no. Grazie della serata, ragazzi. Con i medici. Del 1961. Si celebrava il centenario dell'Unità d'Italia all'insegna del miracolo economico. Ma che cazzo? Divorate dalla loro stessa corruzione. Credo squalo essere nient'altro che un sottogoverno di una delle più grandi. Ma che cazzo, ma veramente è un mostro sto cazzo. Ma che cos'è? Ma non è vero, ma che... Come Mafia International. Cosa sta succedendo? Sì, fermi. Calma, aspettate. State fermi. Oddio. Oddio. Signori. Signori. La cimitificazione selvaggia sprofonda l'uomo nel nulla. No, raga, ma è meraviglioso. Fermi. No, raga, ma è meraviglioso. Cos'è? Ma che cos'è? Ma ragazzi, è bellissimo. Ma è stupendo. È, ma è,
sembra la sigla di una nuova serie. Potrebbe essere uno spin-off, visto che Adrian sta finendo. No, ragazzi, non capisco che cosa ci resta dopo Adrian. La bandiera! Signori, ma è meraviglioso! È meraviglioso! No, vabbè, ma è spettacolare! Cosa sta accadendo? Ragazzi, io no, io vorrei che cos'è, lo... ma che chi ha scelto queste immagini? E indovina. Lui la scelta. Cos'è che il filo d'erba lì da solo che cambia colore? Cosa sono queste suore che ballano? Ma che cos'è? Ma... Dammi la pantera, vi prego. Ma perché? Ma adesso torna sicuro, Ragazzi. Ragazzi, io sono interdetto. Ma è straordinario! Ma cos'è? Cosa sta accadendo? Ma poi il ragazzo degli anni 60. Cos'è, ma... Quindi? No, vabbè. Questa era Milano negli anni 60. Eh sì, quella sì. Ho capito, sì, ma... Sì, quello sì, ma qui... Sì, ma ecco, Lioker dice che sembra Ivan Etnil. Ma che regia è? Per cui, quando mi trascuri, dovrei essere contenta. Perché più mi trascuri e più tu mi ami. Esatto. Ma che cos'è? Ma non è vero. Ma cosa sta dicendo? Ma non è vero. Ma non è vero. Ma cos'è? Ma... Meraviglioso. Anche la chitarra, perfetto. Meraviglioso. Ah sì, ma che cazzo di carcere è? Dal sindaco un piccolo che tutti chiamano la musica. Ah... Graziano mi fa notare, questo gira per il carcere con il biglietto attaccato alla schiena. Nessuno se ne accorge, nessuno lo vede. Dottor Frankenstein, complimenti. Ma è ingegnere o dottore? Infatti. Ingegnere, dottore. Ingegnere, gran figlio di put. Loop Mannar, pezzo di merda. Con... Fino a quando è finito qui tra i ladri di galline con una falsa accusa. Mi sa che hai sbagliato persona. Non credo proprio. Non sei stato accusato dell'omicidio della signora Adele Schuster? Signora Schuster. Ma non sono stato io. Ma chi è Adele Schuster? Va a saperlo. No. Ragazzi, ma c'è del dramma in tutto ciò. No, ma ragazzi, ma non morire. Minuti fa lo adoravano. Ma è la canzone di Porta a Porta. Ma è la canzone di Porta a Porta. Ma perché? È più quella di Via Col Vento. È Via Col Vento, Andrea. Scusami, non voglio approfittare di te. È che ho la polizia alle calcagna. Ma approfitta pure. Io sono vedova, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Sì, ti ringrazio, ma adesso non è possibile. Ti prometto che non mi dimenticherò di te. Ma cos'è diventato un film con Pierino? Ma ti prego. Passeremo la notte insieme. La prossima volta passeremo la notte insieme, attenzione. Ma come? Ma cos'è questa? Ma perché metti sotto la fisarmonica? Non c'è niente da suonare. Ma dovevi sposarti con Gilda, che cosa stai dicendo? Ma l'ha detto per tenerla buona, capito? Ma cosa? Ma che inquadratura è? Stato. Ferma! È uno zoom! Sì, che è vero. Ma perché lo fa? Ma non è vero! Ma stai facendo? No! Ma ti devi sposare, no! No! Ma perché ha fatto una cosa del genere? So che ma chi non è questa? Non pretendere niente da te, perché potresti essere mio figlio. E poi perché la polizia ti sta dando la caccia. Ma sappi che questo bacio mi ha resa felice per il resto dei miei giorni. Senza contare poi... la notte che passeremo insieme. Ma non ha senso! Non è vero! Non lo voglio io questo. Ma che cosa stiamo guardando? In questo momento Gremlin. Questa è piangendo. È da che piange. No, ma io non ci posso credere. L'unica cosa da fare per salvarci dalla prigione è scendere a patti con Darian. Ma la prigione di cosa siete voi il governo? In tutto il paese. E tu sei da solo. Hai sentito? Ma cos'è? Che cazzo sta guardando? È come lì da poco la maschera. Veramente? Non lo so, forse... Ma vedi, siamo seri? Sì. Forse la stanchezza. No, non ci credo. Riuscirai a sconfiggermi. Ma chi?
sono la distruzione. Io sono la distruzione. Ma cosa sta facendo, balla? Che sta parlando? Ma cosa? Ma cosa sta facendo? Ma... No! Ma ragazzi, io... Ma è meraviglioso! Ma cosa sta succedendo? Di queste scatole d'acciughe, come le chiami tu? No! Sì, di acciughe, come le chiamo io? Perché la gente è offuscata da quel falso benessere così tanto decantato dagli affamati del potere. E non si accorge invece che le capanne sono molto più salutari dei tuoi angoscianti loculi di cemento. Quale taglio? Il rosso. Lui è anche un esperto disinnescatore. Ma che ne so io? Le bombe, scusate. Ma certo, ma perché scusa, tu non lo fai per hobby? Io... Sì, sempre. Al diavolo. Rosso, taglia il rosso. Taglia il rosso. Taglio il viola. Ma cosa? È possibile che devi sempre litigare con qualcuno? Di cartone. Eccolo! Sei Union, finalmente! Ma cos'è sta musica? Ma cosa succede? Sì. Felice. Ah, ok. Cosa fa? È contadino. Sto montaggio! Ma cosa fa? Ma cosa sta succedendo? Cos'è? Se avessi ascoltato Johnny Silver sarebbero tutti morti. Come facevi a sapere che... Non lo sapeva. Il viola è il mio colore preferito. I miei cittadini stanno aprendo gli occhi e finalmente tirano fuori la forza della verità. E lei, signor sindaco, cosa ci tira fuori? No, non l'ha detto! Non è vero! No, no, dai, ma Dio mio! Ma non l'ha detto! Ma porca pumadonna! Attenzione, vediamo il messaggio qual è. Ho dovuto fuggire dal carcere. Ho dovuto fuggire? Meraviglioso! Come fai? Ho dovuto fuggire, signori! Meraviglioso! Ho dovuto fuggire! Meraviglioso! Si riattiva... Ma com'è possibile? Ma non è vero. Porca miseria. Porca miseria. Porca miseria. Capito? Se non c'è una bomba, chi non lo esclama? Che cazzo sta succedendo? Ma... Stronzo, mi hai dato quello avvelenato. Ma che ti succede? Ma no, non può essere. Guarda che il bicchiere avvelenato è quello con la scritta rossa sotto. Quindi? Ma non ci credo, ma non è vero! Ma c'era scritto bicchiere avvelenato! No. Oddio, che spavento! Ora... No, ora mi sento meglio. Già. Dio ma mio, perché? Non voglio morire! Fate qualcosa, vi prego! Chiamate un'ambulanza! Ma era trasparente, non perché... Ti fa male. Ma cosa è successo? Non lo so, ma sento che sto morendo. Chiamate qualcuno! Oddio. Che scherzone! Ma cos'è? Vabbè, ma che... Ma si... No, si sacrifica Silver, no! 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 Ma scusa, perché gli no, fermi! No! Non si è visto niente. Quindi è morto. No! 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 È morto Arian? Come è morto? Pensano che sia morto. No! 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 Il prima della fine saremo noi, il popolo più grande della terra. Un popolo di 30 cieli che avanza inesorabile per l'appiattimento mondiale dei sentimenti. Ecco. In Cina nascono più cosa di 150 grattacieli. Allora, io so che esiste una sindrome che si chiama pedofilia, che praticamente ti fa vedere facce dentro alle cose. Amico. Che ti sta succedendo? Attenzione alla nave! Ma cosa ecco, sta facendo? La previsione! No! Fermi! Ma perché? Cosa sta accadendo? Ma perché questa nave sta distruggendo Venezia? No! Fermi! Ma cos'è? Sarebbe stato meglio se ti avessimo avvelenato. Ma cos'è?
Oh no! Questo è un luogo sacro, ragazzo. Se volete qualcosa, basta solo che lo chiediate. Noi non chiediamo mai niente. Ma... perché noi prendiamo sempre quello che ci pare senza chiedere, capito? E tu stai fermo. Resta dove sei, se non vuoi finire. Non ha fatto niente. Non mi sembra che abbia espresso volontà di muoversi. Ehi, è un po' tardi per fare giochi, vero bellezza? Questa è l'ora adatta per altri tipi di allenamento. Noi viviamo di elemosina e questo è tutto ciò che abbiamo. Lo sapete anche voi. E perché dovrei dirvi una bugia? Oh! Che cazzotto! Ma... si sta ricordando? Si sta ricordando che non è voce. Gli è venuto il flash dello stupro, non è visto? Mi stai facendo perdere la pazienza. Ma non era per terra il prete? Prima ci dai i soldi che hai nascosto. Nori. Prima noi ce ne andremo, ma devi darci i soldi, chiaro? Guai a voi, razza putrida di furti e cattiverie. È all'inferno che stavolta... È l'inferno! È l'inferno! È l'inferno! È l'inferno! Cosa sta accadendo? Ragazzi, ma tra l'altro l'edilizia abusiva sul Vesuvio ne vogliamo parlare? Vabbè, ma quella in effetti c'è. Con i faraglioni, ma perché? Ma non ti credo! It's morphing time, esatto, Luca Daniele. Aspetta, c'è un tornado a Milano. Ma secondo me è lui che l'ha scatenato. Ti è bastata la lezione della volta scorsa, Volpe? Oh sì, è proprio in virtù di quella lezione che ora voi, come tre stolti e senza il minimo affanno, cadrete in inganno. In inganno? Sì, in inganno, poiché rifiuterete, e lo dico già sapendo, ciò che io generosamente vi sto offrendo. Ma cosa cazzo? Ma cos'è? Allora... è lui la volpe. No, volpe, ci è arrivato. Sì, lui ci farebbe, signori. Vi concedo 5 minuti per uscire da questa chiesa. Ok. Che tremenda e dolorosa sarà per voi se qui restate, poiché finireste all'ospedale con le ossa fracassate. Ah, abbiamo signori, in ritardo? Niente affatto, siete arrivati giusto in tempo per la cena. E qui c'è un osso prelibato da rosicchiare. Beh, come lo mettiamo? Ti abbiamo rotto la testa quando eravamo in 3. Come pensi che finirà ora che siamo in 5? Ma chissà. Ora i minuti a disposizione sono 3. Ah, il tuono! Eccolo! Ha mentito! Signori! Madonna, lo sguardo della volpe! Ma cosa sta succedendo? E tu, secondo me, sei il classico tipo che nella vita deve aver fatto aia. Solo buchi. Oh. Aia. Come Zoom Zoom. Aia, come Zoom sì. Zoom, l'ha detto. Come Zoom Zoom. Sì. Almeno tra di voi cercate di andare d'accordo. Ma cosa cazzo sono cos'è? Ah, io adoro. Mi dimenticavo. Certo, voi non potete. Perché voi siete dei criminali. Eh? E allora come fate ad andare ma d'accordo? Questo zoomino e zoomino che chiamo? Figlio di puttana. Ma è meraviglioso. Ma scusa, no, vabbè, la furia degli elementi è correlata a lui. Ma è meraviglioso. Da quando? Cosa? Da quando, scusati. Ma infatti, guarda, si sta scatenando il suo potere. È stupendo, ragazzi, ma il vento di Milano, questo è il vento di Turro, che è quello che c'è da esatto. Guarda come si muove! No, va bene, ma io lo voglio in Blu-ray, ma è bellissimo. A me basterebbe un Blu-ray, un cofanetto con solo la scena di lui che picchia appunto sì. I coglioni.
Stasera abbiamo la petizione. No, mi raccomando, per la Celentano scatto. Aia. Aia. Ma ragazzi, ma io aspetto, ma ieri sono arrivati a casa o è che sta sbagliando lui? Occhio. Ecco. Mauro Corona, ecco, ora avete la diapositiva di quello che succede ogni volta che uscite dalla fermata metropolitana di Turro della M1 di Milano. Esatto. Esatto. Perché, la di Turro? Perché la Madonna si muove? Ha aperto gli occhi. Fermi. Io quando sbatto il mignolo contro lo stipite della porta, le mando in un po' della mia testa. Non lo so. Prego. Cos'è successo? Prego. No. Questa puntata ha tante di quelle perle. Sì, nei primi 5 minuti. Oddio. D'acco. Signori. Ma perché? Ma. Fermi. Ma come? Il fuoco fuori. No, vabbè. Che cazzo. No. Ma cosa sta. Oddio. No, ragazzi, ma è che. No. Ma è bellissimo! Aiutami! No, ragazzi, io non posso! Ah, attenzione! Freddy Mercury! Ma è caduto! È Gandalf! Cosa sta succedendo? Si sta richiudendo? Ma cosa? Si richiude! Ma cos'è? Ma non è vero! Cosa sta accadendo? No, vabbè. Ma com'è? Ma cosa sto. Ma che cazzo? Ma queste cose. Ma come lo spieghiamo sta cosa? Cos'è? Non ti giuro, non lo so. Ma. Io sarei spaventatissimo da quello che ha appena fatto. Un frame al minuto. Eccolo, torna dall'inferno strisciando. Ma vaffanculo, ma che terra. Ma cos'è? Ma non è vero. Guarda, è arrivato A come atrocità, doppia T come terremoto è terribile, I come ir di Dio, L come lago di sangue e A come adesso vengo di impatto tutto. Ragazzi, ma è meraviglioso. Cosa sta succedendo? Vai. Sì. Gira. Eccolo. Ragazzi, no, vabbè. Io cosa posso fare? Il fuoco è dato, l'incubo grafico. Guardalo. Ma com'è possibile? Assassin's Creed Adrian 2068. Madonna, che si trasforma in volpe! Signori! Si è trasformato in volpe! Fermi! Ma dai, loro tanto potevano fare qualcosa nel frattempo. È sparito! È il caso di dirlo, prete, Dio mio! Ma adesso? Ma non lo so! Ma dov'è finito? Tu non l'hai buttato giù? Penso di sì, però non ne sei sicuro. Ma non ci stanno chiedendo. Ma cosa sto su? Sì! Sta diventando un horror. Ragazzi, si state trasportando con i fulmini. E il prete giustamente dice: questo non è Dio, questo è il diavolo. E si considera. Esce dalla terra con le fiamme, quindi. Eccolo! No, ragazzi, ma è meraviglioso. È bellissimo. King Crimson, esatto. È uno bellissimo. Cosa sta. Ma cos'è? Giro tondo caschemo. Ma che cazzo è? È bellissimo. Ma perché poi si muovono così? Com'è possibile che è immensa? Adrian. No, ragazzi, ma è meraviglioso. No. Io sono. Guarda come si prepara. Sì, cazzo! Madonna! Madonna! Oh, non ci credo! Non ci credo!
Non ci credo! Che sta facendo? No! Ma cos'è? Ragazzi, ma è diventato carabiniero all'improvviso! 30 piani di cemento armato rasi al suolo! Ma non posso crederci! E la chiesa è rimasta intatta! Beh, ma è straordinario! Questo è un segno che la chiesa non va assolutamente abbattuta! Ma certo, è la prima cosa che faremo! Tutta la zona dove sono avvenuti i crolli diventerà zona verde! Sta ripetendo le cose in playback? E il dissanguatore stavolta... Ma cos'è? Se lo prende in quel posto... Peraltro è la figlia di Claudio Villa! Ma che diavolo? No! Quante volte le ho detto che non deve doppiarmi quando io parlo? Doppiare. Più forte di me, signor sindaco, quando lei dice quelle cose così giuste. Va bene, io però basta doppiarmi quando parlo. E voglio essere partecipe della sua intelligenza. E segretaria, la smetta di doppiarmi il culo. Prima non l'aveva mai fatto. Ma perché lei prima diceva solo stronzate, signor sindaco? Poi è arrivato l'orologiaio e le cose sono cambiate. E anche lei è cambiato. Dovrei licenziarla. No, non lo faccia, signor sindaco. La prego, altrimenti io la prendo a sberle. Ma come cazzo sta parlando? Ma insomma, è possibile che non capisce? Io sono innamorata. Di chi? Ma di lei, signor sindaco. Mi fa piacere quello che... Mia... Eccola! Eccolo! La volpe! Sì. Finalmente! La volpe in persona. È un piacere che mi ripromettevo da tempo. Fermi. È una vecchia conoscenza. Fin dalle tue prime gesta ho avuto questo sospetto. E ora credo di sapere chi sei. Oh, l'ha capito anche se non l'ha capito lei. Tu sei Adrian. Adrian! I sospetti del dissanguatore non erano infondati. Ma non è ed è impensabile, infatti, che entrambi siano male e bene. Ma cos'è Ma non è vero! Adrian e il dissanguatore erano compagni di scuola e fra le varie materie c'era anche quella delle arti marziali. Fermi! Pagherò questo tuo modo scorretto di combattere. State fermi! Gesù, cosa è possibile? Allora è vivo! Ma la verità è un'altra. Non è vero! Raga, erano compagni di dojo, signore! Se non era per te, per la tua canzone, ora starei ancora a cantare canzoni idiote che annebbiano la mente. C'è Negramaro, Cosa? Le canzoni idiote che annebbiano la mente sono quelle di Negramaro. È una frase fatta. L'ha detto lui, eh! Adesso, come al solito, tocca a me risolvere tutto. Cosa intende fare? Voglio il suo sangue. Vuole il suo sangue, l'ha detto, in una prigione. Io voglio bere il suo sangue. È un vampiro, questo uomo. Sta sicuro che funzionerà. Porco cane, se mi prendevi mi ammazzavo. Porco cane! Non può essere così bello. Guarda. Ma è meraviglioso. Vido mare quanto è bello. Ispira tanto sentimento! Stanno succedendo queste cose che non riesco a notarle, ragazzi, non riesco! Sto male! Incredibile! C'è Pavarotti, guarda! Sto male! Non è vero! No, vabbè! No, vabbè. Ma cos'è?
merda! È vero! Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Adesso lo rifà. Ma cos'è che rumore? È bellissimo. È un capolavoro. Ma dai, Vesuvio è rotta. Ed è subito Pompei 3.0. Ma che cos'è? Mette fulmini, sta per trasformarsi in Super Saiyan. No! È meraviglioso! No! No! Ma è bellissimo! Fermi! No! Fare salti mortali per far capire a chi non l'ha visto che non mi sto inventando le cose. Ti rendi conto? Ma scusa, ma stiamo dimostrando la città. Ma... Buonasera a tutti. Eccoli. Buonasera. Mancano pochi minuti al... Ma avete capito chi è che si scontra? No, nord e sud. Sì, certo, ma veramente? Cristo, San Matteo, non ci credo. Scapoli contramogliati. Infatti, nel campionato, quali altre squadre ci possono essere se ci sono nord e sud? Aia, la Madonna, si picchiano fortissimo. No, vabbè. Ma cos'è? Ma non è vero! Mentre combatte c'è Cristo! No! Ma che cos'è? Ma che lo sta facendo? No dai, ma... Ma non è vero, ma non... Ma... Perché fa questa cosa? Non... Ex di John Cena. Attenzione, guardate! No! Non ci cosa credo. Cazzo sta facendo? È l'arbitro! Che cos'è? È la GOP! Ma quello è... Quello è... È la Befana! Oddio! Salve! È bella l'erba! Sì! Già! Dice che è anche un po' il motivo per cui la serie è così! No, ragazzi! No! 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 Signori! Ti prego! Fulmine! Perché di pietra? Che inquinano la bellezza. Ma papà, sono convinto. Ma cosa sta... No! Ma è psicopatica sta donna però. No! Ma anche il sindaco che è la seconda non sta benissimo. No, no, no. L'uomo ha smesso di comunicare non soltanto coi propri simili, ma anche con se stesso. Ma anche con se stesso. Come ne choose no by flaccio? Oddio! 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 L'uomo non sa più chi è e da dove viene. Ove deve sostenere la scusa con questa. Oddio! Oddio! Il sentiero della verità. Ci sono delle donne giganti seminude che distruggono Napoli? Sta succedendo veramente questo in Blu-ray? Geniale che io lo voglio, io lo voglio Rob, io lo voglio. Ma è successo veramente? Ma è allegorico. No. Aiutatemi, è allegorico cosa? No, la guardano tutti. Ma è lei il gigante che solleva se stesso? Ma che cazzo vuol dire? Ma è bella, ciao! Ma che cazzo sta cantando? Ma non è vero! Ma è vera sta cosa o no? No, no, è tutto vero, Vic. Sta accadendo davvero. Poco per volta Milano venne rasa al suolo. Tranne i centri storici. E fra la gente... Ma stai scherzando? Ma ci vive la gente in quel periodo. I cittadini, pur nel disagio di doversi arrangiare senza un alloggio, erano contenti. Ma non è possibile!
Sì! Oddio! Con lo sfondo colorato! Sì cazzo di più questo è geniale, è bellissimo. Io abitavo lì, al terzo piano, proprio quello che stanno buttando giù adesso. E quindi ora lei rimane senza casa? Assolutamente sì, non è meraviglioso? Io vado in giro a raccogliere informazioni sulla Befana. Se vuoi venire con me, vestiti. Se no, va a Fontane. Va a Fontane? Perché non dovrei. E non si sono accorti quindi che Darian in realtà è il cadavere di Johnny Silver con la parrucca? No. Credo che sia uno degli insegnanti a essere morto, perché Johnny Silver hanno detto che è morto l'eroe. Lo so, ma hanno fatto... non lo so. La gente butta giù i grattacieli, lui. Tranquillo, Andros, stazione centrale resta su. Porco Dio. Vediamo se crolla anche il pirellone, però. No! Non deve crollare il pirellone! No, ma sono solo le impalcature! No! Sì, no, no, in piedi, tranquillo. Quindi, Celentano gli va... No, guarda! No! Ma veramente, ma la gente vorrebbe veramente che Milano diventasse così? Credo che lo voglia solo Celentano, sai? Mi scusi. Avvocato Crescentis, buonasera. Buonasera, come sta? Però guardi che io non sono l'avvocato Crescentis. Ecco, vede, io sono quello che voleva chiederle una sigaretta. Mi scusi. E allora? E allora cosa? Ce l'ha sta sigaretta? Sì, ma non gliela do. Il fumo fa male. È una vera catastrofe. Ogni cosa era al posto giusto. Eccolo! Drangestein pietrificato fu conservato nel museo di Milano affinché capi di stabilità. Ma ti prego! Cazzo! Anima! Cioè? Sì, una capra stava cantando! Secondo Adrian, il futuro è destinato a morire se non si porta per mano anche il passato. Stolti che non siete altro, non vi siete accorti che i grandi passi verso il futuro sono tutti elencati uno per uno nel nel passato. Scusate, c'è un po' di futuro. Cos'è? Io no. Attenzione, fermi. L'hanno pietrificato. Fermi. No, lui non invecchierà mai. Signori. I tre alter ego. Signori. Io ho i brividi. Ragazzi, è perfetto. Io ho i brividi. È meraviglioso, è perfetto, c'hai ragione tu. Io ho i brividi. Non troveremo mai più niente del genere. Io credo che sia
Cioè, e questa è una roba da, da dire io c'ero. Aspetta, aspetta. Cos'è, chi è? Cos'è? Il sole Vaporwave, fermi! Ma cosa sta succedendo? Cosa cazzo? Ma è meraviglioso! Sono commosso! Io non avevo mai... Io ve lo giuro, ragazzi, è la cosa più bella che... Cioè, io sono fiero di essere vivo adesso per averla vista. Io sono fiero invece di averlo guardato con voi. Esatto. Posso dire questa cosa? No, posso dire io che siamo testimoni della grandezza. Questa è la ragazzi, grandezza. La luce! Però devo dire che questa musica di Tinderesca è bella. Not. Oh, not the end. Celentano non prometterci cose che non puoi mantenere. Esatto. Wow. Voi potrete dire che voi c'eravate qui con noi. Mamma mia. Cioè, ma ragazzi, ma vi prego.